Siamo nell'undicesimo secolo, l'igiene è scarsa e gli odori sono forti, ma dopo un matrimonio tutto diventa profumato. I veneziani convenuti nel 1004 a Bisanzio per festeggiare le nozze fra il figlio del doge Pietro III Orseolo Giovanni e la principessa di stirpe imperiale Maria Argiros si meravigliarono non poco. La sposa mangiava con la forchetta e, con viva delizia delle narici di tutti, profumava soavemente. La giovanissima coppia porterà il profumo e le sue arti a Venezia, iniziando una lunghissima e fortunata era. Che Maria Argiros possa essere considerata la madrina dei profumi veneziani ed europei è dunque certo. Del resto, a Bisanzio si usavano già da tempo. Esisteva addirittura una corporazione dei profumieri, controllata dall'eparca di Costantinopoli e regolata da quella che a Venezia si chiamerà poi Mariegola, regola madre. Ogni profumiere abbia il proprio luogo e non usi il dolo contro un altro, ma si assistano l'un l'altro in modo che alcuni non abbiano perdite di materiale o riduzione senza motivo. Non custodiscano né spezie né materiale sgradevole, non c'è comunanza di olezzo con il profumo. Così inizia il documento, redatto già nel X secolo. L'imperatore, che credeva con questo matrimonio di essersi assicurato la crescente forza di Venezia, mai avrebbe pensato di avere dato invece un'arma in più alla sua potenza commerciale.